Eccoci, buongiorno, benvenuti, buon inizio di settimana, buon lunedì a tutti. Siamo in diretta come sempre qui dai nostri studi di Cremona 1 per farvi compagnia in questo mezzogiorno cremonese. Eccoci in diretta, come vedete sono sola oggi, abbiamo spedito il nostro Giovanni Palisto in esterna, tra poco scopriremo dove. Tanti gli ospiti che si alterneranno invece qui in studio con me, ci sarà il nostro spazio natura con Maria Cristina Bertonazzi, parleremo degli occhi degli animali e poi parleremo di un film, Saturnales, la cui anteprima nazionale è in programma domani al Cinema Filo di Cremona, e avremo qui alcuni dei protagonisti perché nel cast ci sono anche degli attori noti cremonesi, e poi parleremo del corso per smettere di fumare. Sappiamo insomma quante volte questa campagna viene portata avanti e si rinnova questo appuntamento con il centro delle dipendenze di Cremona, il servizio delle dipendenze di Cremona, che è molto attivo da questo punto di vista. Quindi nuovo corso in partenza a novembre per chi vuole smettere con la sigaretta, che sappiamo fa malissimo. E poi cucineremo un piatto molto speciale oggi in cucina, e quindi pronti a prendere appunti, pochissimi ingredienti, vi dico solo baccalà, e questo sarà il protagonista del nostro piatto di oggi. Vi ricordo il nostro numero di telefono 338 60 10 112 se volete scriverci qui in diretta. Vi ricordo anche la nostra programmazione di Cremona 1 questa sera alle 20:30, una nuova puntata della rubrica di cucina condotta da Silvia Galli, Cosa bolle in pentola. Parleremo di fasolin stasera, ovviamente, perché siamo alla vigilia delle festività dei morti, sappiamo che questo è il piatto insomma che viene abbinato a questi giorni di festa. E poi alle 21 il grigio rosso con la nostra Eleonora Busi e Mauro Maffezzoni, che ci parleranno di cremonese dopo il 3-3 contro gli ultimi avversari allo Zini, e poi Tutti in campo condotto invece da Giovanni Gardani. Ho ricordato tutto, credo di non essermi dimenticata nulla, e allora andiamo a vedere dove abbiamo spedito il nostro Giovanni Palisto oggi. È a Vaiano Cremasco, dove è in corso l'assemblea dell'associazione degli industriali di Cremona, perché oggi c'è un importante passaggio di consegne tra Umberto Cabini, che è il presidente uscente, e il nuovo presidente. Allora a te, Giovanni. Sì, ciao Nicoletta, eccoci qua. Oggi siamo nella zona di Crema, a qualche chilometro da Crema, nel Cremasco. Non siamo in pellegrinaggio sui luoghi del regista Luca Guadagnino in odore di Oscar, come qualcuno potrebbe ipotizzare, ma in realtà siamo all'assemblea dell'Associazione Industriali di Cremona. Ci troviamo alla ICAS di Vaiano Cremasco, è l'azienda del presidente uscente dell'Associazione Industriali Umberto Cabini, che ha salutato poco fa con il suo ultimo intervento. Sono tanti rappresentanti delle 500 aziende che fanno parte dell'Associazione Industriali di Cremona. È arrivato anche il ministro Giuliano Poletti, che interviene in questa assemblea. Ricordiamo che questo è un momento molto importante per tutti i soci dell'associazione industriali. L'anno scorso era presente il ministro per lo sviluppo economico, e invece quest'anno è appunto il ministro Poletti che tiene il suo discorso qui all'associazione degli industriali. C'è anche un passaggio di consegne: dopo 4 anni appunto Umberto Cabini lascia la presidenza degli industriali cremonesi e viene sostituito da Francesco Buzzella, 49 anni, già nel consiglio di presidente dell'associazione, sposato, padre di 2 figli, amministratore delegato di un'importante azienda, la COIM di Offanengo, dove proprio l'anno scorso era stata ospitata questa assemblea. Siamo in attesa dell'intervento del ministro Poletti, di cui vi riferiremo tra poco, a più tardi. Grazie allora Giovanni, tra poco ci ricollegheremo con te. Cosa dite? Andiamo a fare la spesa per oggi? Andiamo a vedere che cosa ci serve per cucinare la ricetta di oggi. Allora, stoccafisso ammollato, olio extravergine, sale, pepe e della buona polenta, perché sono pochi gli ingredienti di oggi, ma ci regalano un piatto
assolutamente speciale. Chi troviamo in cucina? Raffaella Barbierato, presidente di ADAFA. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Raffaella. Ciao. Dal divano direttamente. Dal divano alla cucina. Cioè, beh, vedi, i nostri ospiti che si siedono al divano poi dopo si propongono anche per venire sì, qui. Mangiano anche loro. Mangiano, esatto. Mangiano anche loro. Mangiano. Allora, Raffaella, tu ci proponi un piatto che non fa parte proprio della nostra tradizione. C'è un'amica mosca. Abbiamo un'amica mosca oggi. Che non fa parte della nostra tradizione. Ci spostiamo un pochino più in là. Ci spostiamo un po' a est. Un po' a est. Un po' a est e anche direi molto a nord, perché la storia di questo... di questo piatto, che è il baccalà mantecato, esatto, diciamolo, ecco, esatto, che non l'abbiamo ancora detto. Baccalà mantecato che noi abbineremo ovviamente alla polenta, perché ci sta proprio bene. Sì, 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 è la sua morte, come la morte, si la morte sua, la morte come sua. Dire, e ha una storia. E ha una storia molto lunga e anche una storia di alto lignaggio. Perché per raccontarla dobbiamo intanto ritornare agli anni 30 del 1400. Ah, però. Poi dobbiamo chiamare in campo il capitano de mar Paolo Querini. Sì. Di Venezia. Dobbiamo parlare di tempeste, di naufragi su isole deserte, di ritorni avventurosi e poi dobbiamo parlare anche di Concilio di Trento, di papi e di cuochi segreti del papa. Dobbiamo fare degli step. Abbiamo allora degli step. Degli la step. Ricetta è semplice, la storia è lunga, è interessante, affascinante. Vediamo un po' di alcune immagini che possono aiutarci. Gli ingredienti semplicissimi. Poi quando entreremo nel, diciamo, nel profondo della ricetta potremo anche dire, intanto ci sono delle varianti successive, ma quella che propongo io è proprio la ricetta originale, quella diciamo col timbro della Dogale Accademia del Baccalà Mantecato. Ok, quindi non possiamo derogare. Esatto. Non possiamo derogare. Senti, ma tu hai origini venete, quindi? Sì, beh, io personalmente sono nata in Piemonte, poi sono arrivata qui, approdata qui, ormai cremonese da più di 30 anni. Sì, ho una madre veneziana, un padre veneto anche lui. Attenzione, mamma, perché qui facciamo una sfida in famiglia. Lo so, mi sa che qui bisogna fare un discorso di sestiere. Metterò a confronto la ricetta di casa mia. Esatto. E quindi quella che porto è la ricetta che vedevo fare in casa, la ricetta di mamma, la ricetta di nonna e poi andiamo indietro. Ecco, benissimo, benissimo. Pochissimi ingredienti. Pochissimi. Allora, pochissimi ingredienti. Dobbiamo subito fare un distinguo linguistico. Okay. Allora, l'ingrediente base è, allora io lo chiamo alla veneziana, è il baccalà. Baccalà, esatto. Eccolo qua, è questo. Ma ecco, ci fermiamo subito. Il baccalà in realtà è il merluzzo conservato sotto sale. Esatto. Quello che serve non è il merluzzo conservato sotto sale, ma serve lo stoccafisso, che è il merluzzo conservato tramite essiccazione senza sale, appunto. Uno ha tradizioni portoghesi spagnole, l'altro, lo stoccafisso, ha tradizioni norvegesi. Quindi poi vedremo la storia. Cosa succede? Succede che i veneziani invece fanno sempre di testa loro, pur conoscendo lo stoccafisso, loro l'hanno chiamato baccalà. Ecco. Poi vedremo perché c'è questa influenza spagnola che si sente sia nel nome sia anche nell'aggettivo mantecato. Ok. Okay. Perché manteca in spagnolo è crema. Ah, ecco. Quindi il baccalà deriva dalla parola spagnola bacalao o portoghese bacalao con l'H. Esatto. Capisci? E quindi quello conoscevano i veneziani come nome. In realtà quello che utilizzavano era lo stoccafisso che Paolo Querini porta a Venezia nel 1433 dopo essere naufragato sulle coste delle isole Lofoten. Fantastico. Non per niente lo stoccafisso. Chiamiamolo così, dai. Adesso no, siamo nella sezione filologica. Ok, quindi, ok. Lo stoccafisso migliore ancora oggi è proprio quello che proviene dalle isole Lofoten. Comunque, stoccafisso,
che si trova già bagnato e ammollato, anche se una volta il lavoro era ben altro. Bisogna metterlo nei secchi. Allora bisognava ammollarlo per più e più giorni. Con degli odori improponibili, insomma, la natura, diciamo che erano un po' più impegnativi, la natura faceva il suo corso. Quando mia mamma lo metteva in questo secchio, insomma, ad ammollare. Sì, che veniva cambiato. Mamma, sì. Stai facendo il baccalà, perché sentivi proprio questo odore fortissimo, ovviamente. Veniva battuto, tra l'altro, col magio, maglio. Questo di tradizione lunghissima, perché lo stesso Querini, che appunto si trova nel 1431 a essere salvato dagli abitanti delle isole Lofoten e quindi viene a conoscenza di questo pesce che lui chiama stockviso, perché la parola era stoccafisso, stockfish, cioè. Certo. Ancora adesso, ecco, dice proprio espressamente che gli abitanti, prima di consumarlo, lo battevano con il rovescio delle mannaie. Ok. E quindi è arrivato così. E oggi è tutto più facile, perché lo si trova comunque, certo, già mollato, quindi c'è bisogno di questo stoccafisso, un po' di sale, molto pepe nero. E poi, volendo proprio strafare oggi per voi qui, anche per dare un po' di colore, possiamo avere in casa un po' di alloro, un limone, un po' di prezzemolo. Okay. Ma è giusto, perché così. Esatto, ma non sarebbe necessario proprio. Diciamo che si potrebbe anche fare senza. Senti, da dove si inizia per farlo allora questo baccalà mantecato? Allora, si inizia con l'accendere il fuoco. Con l'accendere il fuoco, tenendo spremuto bene. Dunque, abbiamo detto di tenere premuto prima se era acceso. Perché tu lo cuoci nell'acqua, giusto? Eccolo qui. Allora, lo si cuoce nell'acqua. Allora, una pentola possibilmente bella alta, paziente, perché il pesce ha la sana abitudine di schiumare, certo, e bisogna lasciarlo schiumare. Lo si mette in acqua fredda. Sì. Con, okay, allora, io l'ho già diviso in due parti. Okay. Il lavoro più grosso poi sarà quello di spinarlo, perché un po' di spine ci sono. Restano con la pelle, naturalmente. Con la pelle, con la pelle, sì. Ok. E poi aggiungiamo. Dobbiamo accenderlo qua? Sì, qui possiamo già accenderlo. Mettiamolo. Ti alzo un po' il nostro fuoco. Allora, un pochino di sale. Sì. Non moltissimo, perché poi si aggiusta. Ok. Quanto lo lasci cuocere, Raffaella? Allora, dal momento in cui bolle, sì, una decina di minuti. Ok. Quindi poco, è proprio poco. Un passaggio in acqua. È un passaggio in acqua, cioè che sia cotto, naturalmente. Pepe, cioè si fa il brodino che si fa normalmente per cucinare i pesci. Ok. Abbiamo un limone, possibilmente biologico e lavato. Sì. A cui togliere. E la scorza dei limoni. La scorza dei limoni è una delle cose. Però, visto che hai detto possibilmente non trattato, sì, perché è uno dei frutti che raccoglie più, tutto. Sì, esatto, raccoglie più germi, tutto, più batteri, più. Quindi qui l'avevamo già lavato. Abbiamo lavato, l'abbiamo, tranquilli, è stato lavato. E alcune foglie di alloro, anche queste vengono da un giardino privato, privatissimo e assolutamente tranquilli. Sicuro. Benissimo. E noi lo lasciamo lì e aspettiamo che vada a ebollizione. Perfetto, allora Raffaella, ti lascio qui in cucina. Io sorveglio il pesce. Tornerò fra una decina di minuti, così vediamo come prosegue il nostro baccalà mantecato di oggi. Allora do il buongiorno a Maria Cristina Bertonazzi. Ciao Cristina. Tutto bene? Tutto a posto? Tutto a posto. Weekend? Tranquillo. Tranquillo. Sì. Oggi vogliamo parlare nel nostro spazio natura degli occhi degli animali. Di come vedono gli animali. E sono, insomma, come vedono. È un modo, di esprimere e di rispondere. Ecco, noi pensiamo che il mondo sia sempre come lo vediamo noi. Adesso impareremo a vedere che invece il mondo può essere visto in tanti modi. Anche noi possiamo scegliere di vederlo ogni tanto come loro, sovrapponendoci a dove sono loro. Cominciamo a vedere le fotografie. Per allora, cui, ecco, in genere si dice cieco come una talpa, oppure no, l'occhio di lince, l'occhio dell'aquila. Allora cominciamo con la talpa, che in effetti ci vede pochissimo, non è che non ci veda. Ed è, poi mi piaceva, perché la talpa è tenera. È un animale simpatico. Sì, molto, anche se fa molti danni. Vabbè, non è noi così non badiamo considerato, a quello, ma noi non badiamo a questo. Noi diamo una lettura così più tranquilla e romantica, come sempre. Per cui, ecco, diciamo che le talpe, perché vivono, cioè hanno una vista poco sviluppata, proprio perché a loro non serve,
vivendo appunto la maggior parte del loro tempo al di sotto, cioè non all'aria aperta, e quindi in questo modo la vista è un organo di senso che non viene utilizzato. A differenza invece di tantissimi altri animali, adesso vedremo appunto nel percorso evolutivo che io ho messo in fila attraverso le immagini, come queste, diciamo, gli occhi hanno questa funzione, sia proprio come visione degli occhi, sia come colori. Ecco, qui non si vede molto forse, ma c'è una ragnatela, poi si vede il ragno. Ecco, i ragni, a seconda delle specie, allora intanto i ragni generalmente hanno 8 occhi e sono disposti in due file dietro l'apparato boccale. A seconda delle specie, questi occhi possono essere atrofizzati, quindi come nel caso della talpa, quelli che vivono nelle caverne hanno occhi atrofizzati perché non gli servono. Oppure, nel caso, il caso estremo, invece ci sono altri ragni, altre specie di ragni, che se non avessero gli occhi morirebbero proprio perché non riuscirebbero a percepire anche dall'ambiente tutte le informazioni. Nel mezzo ci sono molte specie di ragni in cui gli occhi anteriori sono quelli che sono più sviluppati e hanno maggiore visibilità. Per cui cosa succede? Che il ragno tasta l'ambiente, non vede l'ambiente. Con gli occhi laterali è in grado di capire che nella ragnatela è caduta una preda, con quelli anteriori si indirizza a mangiare la preda. Quelli che invece noi vediamo sono gli occhi degli insetti, uh-huh. E questi sono formati da occhi semplici, non sono occhi semplici, gli occhi semplici sono gli ocelli in realtà, era per semplificare il discorso, sono delle unità elementari che si chiamano matidi e creano proprio, se noi volessimo immaginare di vedere come vede un insetto, noi incominciamo a ingrandire un'immagine con i pixel, certo. E questa sgrana e vediamo, ecco, il numero dei pixel, ecco, potrebbe essere questo, corrisponde al numero di ommatidi, che sono queste unità a mosaico, a esagono, che formano l'occhio. Però gli insetti non è che vedano come un mosaico, in realtà queste immagini poi vengono mandate al cervello che le uniforma. E quindi è importante questa considerazione, insomma di solito si dice così, cioè è il primo step, poi in realtà loro lo vedono in modo molto uniforme. E anche rallentata, questo è il motivo per cui, cioè, noi quando vogliamo, non so, uccidere una mosca o spaventare una mosca con un giornale, questa invece ha la capacità di percepire in modo rallentato tutti i nostri movimenti e quindi scappa. Questi sono invece gli occhi della libellula, vediamo che proprio nelle libellule cioè sono gli insetti che hanno gli occhi maggiormente sviluppati perché sono composti da 29.000 circa ommatidi. Caspita. Ecco, vediamo che occupano praticamente, o sporgono lateralmente dal capo o occupano proprio tutto il capo. E quindi questo che cosa comporta? Comporta la loro abilità proprio di essere dei predatori e di cacciare durante il volo appunto le loro prede. In questo caso l'ape, avevamo già detto altre volte, invece ha, al di là degli occhi composti sviluppati, però la sua vista è molto particolare perché ha una visione dei colori spostata rispetto alla nostra. E quindi questo che cosa comporta? Che se noi vediamo questo fiore che è bianco, loro lo vedono lilla e lo vedono con un colore diverso perché è l'ultravioletto che riflette i colori maggiormente, diciamo, attraenti per i loro occhi. E quindi anche questo è proprio un adattamento reciproco. Ecco, nel caso degli anfibi invece la vista non è molto sviluppata, anche loro vedono in modo diverso dal nostro. Poi ho portato delle immagini di come vediamo noi una rana e di come invece un'altra rana vede la rana. Però ecco, vediamo, questo è il rospo smeraldino, sono sporgenti gli occhi e anche qui sono diversi, in posizioni diverse a seconda delle specie, tanto che a volte viene proprio, ecco qui la vediamo bene, la pupilla, no? Questi occhioni. E l'immagine successiva ci dirà come loro vedono. E quindi qui è come noi vediamo una rana. Sì. In quella successiva vediamo invece, ecco, spostato verso come la rana vede l'altra rana. Ma dai. E quindi è tutto molto, ecco, un paesaggio diverso. Quindi la verità non è la nostra, è verde per loro. È questa colorazione sul blu verso il colore dell'ultravioletto. E questo è l'ambiente, ad esempio un ambiente di stagno dove loro vivono, e qui è la differenza di come lo vediamo noi
e di come ad esempio lo vedo un rospo smeraldino. Esatto, è proprio un altro punto di vista. I rettili come ramarri invece, e altri serpenti che noi vediamo, poi ho portato un'altra immagine che è la biscia d'acqua, hanno una vista molto sviluppata, infatti hanno una retina che è molto simile alla nostra e l'area della corteccia cerebrale praticamente che è responsabile della vista, anche questa è molto sviluppata. Ecco, questo è stato un po' un discorso deduttivo anche per vedere come loro vedevano, cioè per capire come loro vedevano, perché se noi vediamo, non so, ramar verde molto vistoso, anche molti rettili hanno dei disegni, altre bisce molto particolari. Quindi maggiore è il colore, no? Da parte della livrea della specie, maggiore è l'abilità proprio visiva da parte della specie. Okay. E quindi anche in questo caso non c'è niente, no? Per niente, tutto sempre molto collegato. E quindi i ricercatori... Però ad esempio, scusami Maria Cristina, gli animali si riconoscono anche per, insomma, le loro caratteristiche fisiche, eccetera. Non è un po' farsato questo, vedendo dei colori diversi? Riescono a riconoscere lo stesso all'interno delle foglie? O... No, è un discorso generale. Allora, il mimetismo è una cosa, ma fra loro, cioè, è molto importante l'aspetto visivo. Le farfalle si riconoscono dai colori, gli uccelli dai colori e anche i rettili dai colori. Quindi maggiore è una livrea nel periodo riproduttivo è molto più evidente e quindi questo serve per accoppiarsi e per continuare. Okay. Qui cosa abbiamo? Questo è il petto rosso perché appunto per capire come gli uccelli vedono i colori. Gli uccelli vedono i colori molto più di noi. Perché i coni, che sono queste cellule che appunto responsabili della visione dei colori, sono molto più sviluppati negli uccelli, questi sono gli uccelli diurni, rispetto a noi. Infatti l'uomo nel tempo ha perso la sua, voglio dire, le tradizioni, no? Ritornando molto indietro nel tempo, anche la vita notturna. E quindi non gli servivano più di tanti colori. Le immagini che abbiamo visto prima, anche allora, del pettirosso, questo è un aspetto proprio terrifico perché hanno fatto un esperimento, hanno messo nel suo territorio delle piume di colore rosso e lui in questo caso stava avventando perché era un intruso nel territorio. Okay. Le altre che abbiamo visto con le bacche invece, il rosso è un colore che loro percepiscono, però anche loro percepiscono nell'ultravioletto e quindi le bacche riflettono dei colori nell'ultravioletto che per questi animali sono sempre molto attraenti. Uh-huh. E quindi le bacche sono mature, sono rosso ultraviolette, loro vanno a mangiarle e c'è questa anche qui questo proprio coevoluzione, collaborazione reciproca. I rapaci diurni, ecco, questo è il gheppio che in questo periodo si vede molto spesso nelle nostre campagne, ecco, e i falconidi in generale hanno una vista acutissima. E questa nella parte, diciamo, c'è una zona proprio dell'occhio che funziona come teleobiettivo. Uh-huh. E quindi avvicina le immagini e le ingrandisce di circa 3 volte, 2,5-3 volte. E quindi intorno a questa zona ci sono delle cellule fotosensibili molto sviluppate che permette proprio di distinguere i colori, i contorni. E loro vanno, si vede, a colpo sicuro. Invece nel caso degli animali notturni, noi vediamo una cosa molto particolare, no? In questi rapaci notturni, perché intanto gli occhi sono più ravvicinati fra di loro. Negli uccelli, a parte quei rapaci che abbiamo visto prima, nelle altre specie come il pettirosso e altri uccelli sono più distanziati. Questo è il motivo per cui loro devono sempre girare, no? la testa. In questo caso però, loro, qui i coni sono molto meno, diciamo, numerosi dei bastoncelli, che sono le cellule fotorecettrici che invece gli permettono di vedere al buio. Uh-huh. Quindi loro non vedono tanti colori quanto le sagome, associate poi ad altri organi di senso. E quindi il gufo, ad esempio, che cosa è in grado di fare anche? Di ruotare il capo di 270 gradi. Davvero. Quindi questo è proprio anche questo un adattamento particolare per arrivare a prendere la preda con efficacia. E anche loro vedono in modo diverso. Noi ad esempio di sera vediamo dei colori sfumati, loro non vedono il colore ma vedono il contrasto di colore. E quindi è fondamentale perché non sbagliano quasi mai un colpo proprio quando devono. Questo è l'allocco. Ecco, qui in questo caso hanno delle membrane, tre membrane sugli occhi, sia l'allocco ma anche gli altri uccelli, che permettono proprio di tenere proprio l'occhio umido. E quindi quando volano di avere sempre l'occhio, diciamo, pulito, così si può dire, per andare a predare. Ecco, nel caso degli erbivori invece noi vediamo la posizione degli occhi che è
molto diversa, cioè ai lati. È vero. E questo perché loro devono avere una visione dell'ambiente il più completo possibile per avere le indicazioni sul territorio, per non essere predati. Infatti, oltre a questa lepre, anche nelle pecore e così nei conigli, e l'immagine successiva è una lepre che è nascosta fra le ruote di un trattore, ecco, che sta perlustrando l'ambiente proprio grazie alla posizione appunto di questi occhi. Le ultime immagini, credo, ecco, adesso non mi ricordo, ecco, queste sono due immagini di lupi, non tanto per vedere come vedono i lupi, ma perché molto spesso, ad esempio, uno sguardo è anche parlare con gli occhi, no? Allora noi molto spesso, c'era il professor Mainardi che diceva che chi possiede dei cani o anche dei gatti, loro ci guardano, ma noi non li guardiamo con altrettanta attenzione, loro invece ci guardano sempre degli occhi. Ecco, l'immagine di questo lupo, di quella successiva, comunque non è un'immagine, cioè un'immagine abbastanza serena, perché noi sono state, ecco, anche in questo caso, proprio ritratte nel lupo, nel suo territorio. A differenza, ma questa non l'ho messa, di un'immagine che io avevo visto, avevano fotografato il lupo in uno zoo, uh-huh, ed era uno sguardo molto triste, e questa sensazione non era perché io non voglio vedere fra le gabbie gli animali, ma era proprio oggettiva. E quindi io volevo concludere con l'immagine di un lupo in libertà, perché parlare con gli occhi anche per noi, secondo me, è fondamentale. Eh sì, bellissimo questo viaggio attraverso gli occhi dei nostri animali, che forse non abbiamo mai avuto l'attenzione di così, osservare. Di osservare. Sì. Quindi grazie Maria Cristina Bertonazzi, grazie, per questa perla sui nostri amici. Grazie, ci vediamo lunedì prossimo, lunedì prossimo, come sempre. E noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, tra poco. In studio siamo qui con la nostra Raffaella Barbierato, presidente di ADAFA, oggi in versione chef, perché ci prepara il baccalà mantecato, che ha dietro una storia molto importante. Abbiamo già incominciato a raccontarvela. Allora, Raffaella, qui il nostro stoccafisso, lui sta bollendo, lo lasciamo bollire, esatto, nel suo brodo. L'abbiamo messo con l'acqua, un po' di sale, una scorzetta di limone, una foglia di alloro e pepe. E pepe nero, esatto. Pepe nero. E lo lasciamo cuocere una decina di da minuti. Da quando bolle, sì, un 10 minuti, okay, sì, non troppo di più. Intanto noi andiamo a rivedere un po', torniamo sulla storia, sì, anche perché, diciamolo, io non sono una cuoca, quindi meglio che parli, insomma, di cose che conosco. Considera che torniamo questo poi sarà il mio pranzo, quindi ci applichiamo moltissimo. Sì, no, ma ce la sto mettendo tutta, tranquilla. No, ma sarà meraviglioso. Allora, qui cosa abbiamo? Questa è l'origine di tutto, nel senso che qui abbiamo un merluzzo. Abbiamo un merluzzo che è già appunto nell'epoca in cui il nostro stoccafisso baccalà viene conosciuto a Venezia, diciamo un po' dopo, una cinquantina d'anni dopo, quindi nella metà del 1500, troviamo citato sia in un rapporto sulla storia e le abitudini delle genti del nord, scritte dal vescovo Olao Magno, che in realtà è un vescovo di Uppsala con un nome norvegese impossibile, ma lui stesso l'aveva latinizzato così, e parla dei merlusia, raccontando anche come venivano conservati, versione stoccafisso naturalmente, okay, quindi essiccati all'aria. E poi lo ritroviamo sempre con lo stesso nome, merlusia, nel primo libro di cucina, possiamo dire, che noi abbiamo, che è quello di Bartolomeo Scappi, che era il cuoco segreto di Pio V, che scrive questo primo libro di cucina. Dopo abbiamo un'immagine anche sua. Ecco, questo qui è la conservazione all'aria in un periodo ben preciso delle stagioni, quindi da febbraio ad aprile, veniva messi in queste costruzioni di legno, perché ci sono tutti i venti appunto del nord che lo essiccano, e già lui è un pesce fondamentalmente magro, quindi si essicca rapidamente. La qualità migliore, che prima mi sono dimenticata di dire, per fare anche il baccalà mantecato, è la qualità ragno. Così si chiama, infatti dopo avremo Eccolo qua. È la qualità ragno. Che è veramente bruttissimo. Quando lo vedi al supermercato, cioè, dici non lo mangerò mai. È brutto, puzzolente, però, però è buono. Se lo trasformiamo è buono. Qualcosa di buono ne esce.
quindi quello era l'origine. Abbiamo già parlato di questo viaggio, eccolo qui il viaggio, questa è la terra di Paolo Querini, il nostro capitano da mar, che parte da Cipro, sì, con tutto un carico importante di vini, sete, spezie, insomma tutto quelle che erano le mercanzie che Venezia portava in giro per il mondo, e viaggia abbastanza tranquillamente fino a quando arriva su in Spagna, a Cadice. All'altezza di Cadice invece viene investito da una tempesta che veramente furiosa, sono costretti a tagliare l'albero, abbassare le vele, insomma restano alla balia degli eventi e degli elementi, e vengono incanalati, vedete che c'è quel balzo proprio verso la costa nord della Francia, e poi lì vengono acchiappati dalla corrente del Golfo che li porta a nord, li porta su, li porta alle isole Lofoten. Dei 68, ecco questa qui è Bartolomeo Scappi, è proprio un'immagine che abbiamo citato, e in questa bella stampa mostra quali sono tutti i, diciamo qual era il galateo per presentare le portate ai padri conciliari, poi vedremo, quindi del Concilio di Trento, che abbiamo visto è molto importante per il nostro baccalà. È vero. E quindi il nostro Paolo Querini, con i suoi 14 uomini superstiti dei 68, vive per quasi un anno nelle isole Lofoten, questo invece è il Concilio di Trento, evidente, e lì ovviamente acquisisce, vede, conosce abitudini, conosce modi di vita, conosce anche lo stoccafisso, questo stockfish, che lui, da bravo veneziano, quando finalmente dopo un anno riescono a ritornare in qualche maniera un po' per mare, un po' per terra, finalmente a Venezia, ovviamente lui se ne porta un po', perché intuisce subito che magari una possibilità di commercio c'è. Quando arriva a Venezia fa una relazione precisissima, che si possiede ancora, che è conservata alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Ti dico, io parlo delle cose che conosco, intanto ogni tanto butto un occhio al nostro, ogni tanto buttiamo un occhio al pesce. E quindi per adesso la cosa termina lì, anche perché questo pesce, beh, insomma, diciamo, i nobili veneziani ne avevano di fresco, ecco, mettiamola così, però si sapeva che esisteva. Poi bisogna fare un piccolo salto di un 50 anni e anche qualcosa in più, anzi un centinaio d'anni, con l'inizio del Concilio di Trento, ma soprattutto con la fine del Concilio di Trento, che doveva finire il 3 dicembre del 1563 e invece finisce il 4. Perché? Cosa hanno fatto in quell'ultimo giorno? In quell'ultimo giorno i padri conciliari si sono decisi a discutere di un argomento che avevano rimandato e rimandato, e che erano quali fossero i giorni effettivamente festivi e soprattutto quali fossero i giorni di magro e di digiuno, in modo che fossero, cioè che finalmente fossero codificati, riprendendo, peraltro non hanno inventato niente, hanno ripreso una tradizione della chiesa più antica, che però col tempo era andato un po' così, dilavandosi un po', invece la riprendono e vengono fuori quindi, eccoli qui. Tanto io accendo sì, anche sì, la ventola, sì, accendi, baccalà, sì, comincia, baccalà a comincia a farsi sentire, vedere. L'alloro e il limone servono soprattutto servono a quello, cioè per evitare discussioni in famiglia. Apri la finestra. Apri la finestra, non fare mai più questa roba, e prima di mangiarla, naturalmente. Esatto. E quindi vengono fuori tutti i giorni di magro, di digiuno, che erano moltissimi, la quaresima è lunga, l'avvento è lungo, ci sono tutti i venerdì, esatto, più altre cose che saltano fuori, ma non era soltanto per poche persone, era per, vogliamo dirlo, per tutta la cristianità dell'epoca, quindi Europa, ma anche il Nuovo Mondo. E comunque in Europa bisognava fargliela mangiare qualcosa di magro. E a quel punto il Bartolomeo Scappi si ricorda che il vescovo di Uppsala aveva presentato questo pesce, che si conserva benissimo perché ha questa grossa caratteristica, certo, di conservarsi, sia nella forma stoccafisso, sia nella forma bacalà, cioè conservato sotto sale, che era conosciuto, e a questo punto comincia veramente l'uso intensivo del piatto, quantomeno del pesce. Il piatto vero e proprio, bacalà mantecato, così, ripeto, non sappiamo esattamente quando compare, non abbiamo purtroppo, però il discorso linguistico ci aiuta, sicuramente c'è una vicinanza con la cultura spagnola,
quindi c'è un momento in cui la cultura spagnola era forte anche in Italia. E poi abbiamo però invece il primo documento che è del 1793. A Venezia sappiamo già, abbiamo una notizia 1793. Che ce lo dà in questa forma. Va bene. Io adesso devo... Devi tirarlo dovrei fuori. Dovrei cominciare a abbiamo tirarlo la schiumarola qui che ci aiuta. Abbiamo tutto, gli do una giratina. Allora, intanto vediamo come esce dall'acqua. Non si è ancora... frantumato, tra virgolette, no, è ancora intero, è rimasto sì, intero? Sì, è ancora intero per poco. Ha bisogno poco ancora di qualche minuto e pronto? No, no, io comincerei a tirarlo fuori. Anche perché a tirarlo fuori e poi... È bene che non assorba eccessiva acqua, nel senso che questo che è già mollato ha già una quantità di acqua... È già pronto, più insomma, che per essere lavorato di fatto. Sì, 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 è già pronto. Senti, a quel punto lì ci vuole del gran olio di gomito, giusto? Sì, e anche del gran olio d'oliva, olio, ci vuole proprio dell'olio. Anche del gran olio, esatto, perché allora, va lavorato, poi vedremo questa come. Questa magari la spegniamo per ora, la polenta ci pensiamo allora, dopo. Allora, Raffaella, ti lascio qua un attimo. Io intanto così, manovro. Anche comincia a togliere le lischine. È l'attività più antipatica. Esatto, sì. Ti lascio fare questo lavoro scomodo, io invece vado a parlare di una cosa molto importante, perché vogliamo fare una campagna anche noi, in qualche modo sensibilizzare tutti a smettere di fumare. Buongiorno al dottor Franco Spino Gatti, accompagnato da Stefania Barbaglio. Eccoci qua. Allora, a novembre parte di nuovo il corso per smettere di fumare al centro di servizio delle dipendenze di Cremona, insomma, dà una grossa mano in questo senso. A che edizione siamo arrivati? Beh, questa è la seconda edizione di quest'anno. In precedenza erano state fatte delle altre edizioni, ma questa edizione, oltre a essere fortemente voluta dall'azienda sociosanitaria territoriale di Cremona, si svolge nel reparto di pneumologia. Pneumologia, certo, perché questo, insomma, è organizzato una novità, ovviamente insieme in al collaborazione reparto con la pneumologia. Sette incontri nella forma di auto mutuo aiuto, che è insomma una forma che è nata negli Stati Uniti, ma anche che qua insomma in Europa, in Italia, insomma, ha un suo perché, una sua importanza. Sì. Per passare insomma un po' è l'atteggiamento che serve per riuscire a ottenere questo obiettivo, da passare dal devo smettere a posso cambiare, è così? Bravissima. Ecco, ma la premessa è perché bisogna smettere di fumare, anzi, perché non bisogna cominciare a fumare? Allora, io sono un'ex fumatrice, quindi sono la peggiore delle specie. Benvenuti gli ex fumatrici, fumatori che possono essere, anzi, da testimonial, da incentivo agli altri davvero, che non riescono a smettere. È un'altra vita smettere di fumare. Si torna a sentire i sapori, si tornano a sentire gli odori. E ci si sente decisamente meglio, cambia il colore della pelle, giusto? Bravissima, ma non solo, dobbiamo dirlo, è un dato che spesso noi di alcuni dati ce ne dimentichiamo, o meglio, ci fa piacere non ricordare, ma dire che ogni anno 30.000 persone muoiono per carcinoma del polmone è un dato che è una strage. Dire che se noi riuscissimo a eliminare, a bandire completamente il fumo, avremmo su ogni 3 persone che muoiono di tumore ne morrebbero 2, anzi una non si ammala neanche. Abbiamo una serie infinita di motivazioni per cominciare a smettere di fumare. Parliamo di tutti gli altri tumori, parliamo delle malattie cardiovascolari, parliamo dei problemi legati alla broncopatia cronico-ostruttiva, che è la terza causa di morte che c'è oggi. Quindi di motivazioni per smettere di fumare ne abbiamo veramente tante, non ultimo quello che chi non fuma ha la pelle più bella, dimostra meno anni, è più lucido, ha il cervello che funziona veramente molto meglio e tutta un'altra serie di motivazioni positive. Ecco, Stefania Barbaglia è un'educatrice, giusto? Quindi ha direttamente a che fare con le persone che vogliono ottenere questo obiettivo. Qual è insomma la difficoltà maggiore che incontra nelle persone che si presentano a questo tipo di corso? Sì, inizialmente la forte paura, il forte timore di non riuscire a smettere di fumare. Poi, passati i primi incontri nella fase intensiva, diciamo che il fumatore acquisisce
sicurezza, acquisisce fiducia, capisce che lo stare con gli altri, che il confrontarsi con gli altri comunque può essere una forte fonte di aiuto e una forte fonte di riuscita. E per cui durante la seconda e la terza settimana sicuramente si sente più aperto a questo tipo di percorso. Sono incontri settimanali? Si suddividono in due fasi. La fase intensiva prevede 4 incontri consecutivi. Okay. Solitamente facciamo dal martedì al venerdì. Poi nelle terapia insomma iniziale. Esatto. Poi nelle seconde 2 settimane successive sono 2 incontri a settimana. Noi non diamo farmaci, eventualmente chi fosse interessato alla terapia farmacologica prende contatti con la divisione, col reparto di pneumologia e segue la terapia con lo specialista pneumologo. Lo specialista pneumologo poi lo segnala a noi affinché possa partecipare in modo integrato anche al gruppo per smettere di fumare. Ci vuole una gran forza di volontà, in realtà. Le pastiglie insomma possono essere un aiuto, però sicuramente la terapia aiuta, ma non fa miracoli. Ci vuole determinazione, ci vuole un'alta motivazione e sicuramente la disponibilità a lasciarsi andare anche ai suggerimenti che arrivano dal gruppo e dai facilitatori del gruppo, che sono comunque formati in modo specifico. Esatto. Dottor Spinogatti, lei è responsabile insomma del servizio dipendenze di Cremona, sì. Sicuramente confermerà il fatto che ci sono purtroppo tantissimi giovani che iniziano a fumare precocemente. Sì, purtroppo sì, anzi il dato più inquietante è che il fumo aumenta tra i giovani. Attualmente i dati dicono che di 11 milioni di fumatori, tanti sono in Italia, quasi 3 milioni hanno meno di 20 anni. Caspita. E l'altro grosso problema è anche il numero di sigarette, la quantità, per cui abbiamo una quota rilevante di fumatori che superano le 20 sigarette al giorno, e questo è un fattore di rischio che moltiplica enormemente la possibilità poi di sviluppare delle malattie. Insomma, i giovani, si continua a fare questa campagna insomma, per evitare che inizino a di fumare, però ci tocca insomma rilevare che sono ancora tantissimi. Ci sono tanti giovani che vengono o sono più persone di una certa età? Sicuramente il giovane che inizia a fumare non è interessato nella fase di assoluto innamoramento con la nicotina, con sì, la si sigaretta. Si sente grande con la sigaretta. Esatto. Sicuramente l'età diciamo che è media, ecco, dai 40 anni ai 65, anche settantenni abbiamo incontrato nell'esperienza dei gruppi. Il giovane è assolutamente in fase precontemplativa. Ecco, non è mai troppo tardi per smettere di fumare. Anche se si smette in un'età avanzata, si guadagnano anni di vita, di salute. È vero. Quanto tempo ci mette il nostro polmone insomma a avere una sembianza normale dopo aver smesso magari di fumare? Guardi, il rischio di sviluppare un carcinoma al polmone dopo 5 anni di astinenza dal fumo all'incirca è quello lo stesso della popolazione generale. Quindi 5 anni è il numero di anni minimo dopo aver smesso di fumare. Per avere insomma i primi... Sì, parliamo del carcinoma polmonare perché è il peggiore tumore, sia per il numero di persone che coinvolge, ma anche perché è un tumore terribile che metastatizza, un tumore che purtroppo ha delle conseguenze veramente devastanti. Beh, insomma, noi speriamo di riuscire a portare questo messaggio e che tante persone vengano al corso, così insomma possano fare questo passaggio nella loro vita che porta sicuramente a qualcosa di buono. Quindi dove si devono rivolgere le persone per iscriversi? Sì. Le persone possono telefonare al servizio per le dipendenze, al numero del servizio per le dipendenze 0372 497 548, oppure 0372 497 551. Si iscrivono, appena riusciremo a trovare poi il numero sufficiente per fare gruppo li convochiamo, comunichiamo loro le date e gli orari e iniziano i 9 incontri in circa 3-4 settimane. Fatevi questo regalo, dottore. Incontri gratuiti. Esatto. Provateci,
non c'è nulla da perdere, non esatto. c'è nessun rischio, non ci sono effetti collaterali e c'è soprattutto una tecnica, una metodica che è altamente efficace. Perfetto, quindi non possiamo assolutamente mancare a questo appuntamento. Grazie al dottor Spino Gatti per essere stato con noi, grazie a Stefania Barbaglio a per il lavoro che fa. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, restate con noi, torniamo tra pochissimo. Cucina con la nostra Raffaella Barbierato che oggi ci prepara il baccalà mantecato con la polenta. E allora qui abbiamo messo nella nostra ciotola. Allora avevamo estratto ormai il baccalà pronto, l'abbiamo disliscato, attenzione sempre. Però insomma. Lavoro l'abbiamo fatto. Lavoro l'abbiamo fatto. È fatto. Ecco, è da fare a mano. Ecco, dico questo. Bisogna proprio farlo a mano. Anche un po' antipatico. Però questo ci porta a poterlo frantumare molto bene. Uh-huh. In prima cosa, perché quello bisogna fare. Poi lo si frantuma. Ecco, cucchiaio di legno, io ho preso questo. Ognuno ha il suo cucchiaio di legno preferito. È la cosa migliore. Possiamo usare la frusta, che può aiutare. Per carità, esiste anche il mini pimer. Oggi come oggi una giratina di mini pimer la possiamo però anche dare. Però in teoria andrebbe fatto rigorosamente a mano. Cioè a questo punto l'ho anche assaggiato, ecco altra cosa, assaggiare. E dopo si sistema di sale e pepe, ma per adesso si comincia proprio a lavorarlo con l'olio. Olio Quindi. D'oliva. Olio extravergine d'oliva, se possibile un olio un po' leggero, tipo quello del Garda, però insomma si Quindi manda... l'extravergine, questo vuoi l'olio extra... di oliva? Abbiamo anche l'olio d'oliva normale? No. Okay. L'extravergine è quello, anche perché poi parliamo un po' anche delle proprietà di questo piatto, perché non è un piatto dietetico, però non fa male, il che non è una brutta cosa. Senti, allora, adesso ti chiedo di tenere un attimo. Ti tengo qua, praticamente tu devi lavorarlo con l'olio. Cercare di mandarlo a filo, questa bottiglia ci aiuta, e la mosca soprattutto. La mosca ha fame, le piace. Non assaggiare il nostro baccalà. Ecco, io adesso sto usando questa ciotola che va bene come fondo perché è un fondo rotondo. Sì. L'ideale sarebbe una ciotola o una pentola alta e stretta perché evita la dispersione di questo. Quindi io adesso devo fare questo. Quanto olio dovrei mettere? Perché tanto, noi non abbiamo messo le dosi, però ce ne vuole allora, un bel po'. Si può più o meno quantificare per 3 etti di baccalà, di pesce, un 3 decilitri d'olio. Ok. Per cui ce ne vuole molto. Qui avevamo mezzo chilo, mi sembra, di baccalà. Sì, era circa mezzo chilo, quindi. Poi, ecco, io adesso passo la frusta, naturalmente. E ovviamente poi dipende molto anche dalla carne, cioè da com'è proprio il pesce in quel momento. Esatto, ecco, perché bisogna navigare un po' a vista. Bisogna navigare a vista, ecco qui adesso cominciamo a ragionare. Ti devo massaggiare il muscolo? Magari un po' più tardi. Quando comincerai a avere Quando i crampi? Quando comincio a avere i crampi e l'acido alattico si fa sentire, allora chiederò aiuto. Allora, gran lavoro, qui va fatto per un bel po'. Perché... Va fatto, ma non tanto, per un quarto d'ora, in un quarto d'ora, 20 minuti, si può anche evitare di stare con l'olio e aggiungerne poco per volta, insomma, come la maionese, per capirci. Esatto. Ognuno sa come far impazzire la propria maionese, quindi applicate questa tecnica. Ottimo. Però vedo che viene. Ottimo, perfetto. Allora ti lascio qui a lavorare. Grazie. Con il tuo braccio impegnato e io vado sul divano perché adesso parliamo di un film, ho già i brividi, perché è un film thriller, horror, che insomma sarà domani in anteprima nazionale, peraltro, al Cinema Filo di Cremona alle ore 21. Il film si chiama Saturnales e qui abbiamo alcuni degli interpreti della pellicola. Do il benvenuto ad Alberto Negri, ad Antonino Buongiorno. Patti, oh, a Mario Carotti, a Roberta Clerici e a Lole Boccasasso. Grazie. Benvenuti. Grazie. Allora, ovviamente la data forse non è neanche casuale per la proiezione di questo film, perché insomma è nell'atmosfera un po' di Halloween, è perfetta, direi. Eccola qui la locandina del film, un film scritto e diretto da Giampaolo Saccomanno. Lole, magari spendiamo due parole innanzitutto su questo film. Allora, è sempre difficile parlare dei film di Saccomanno perché sappiamo la trama in generale,
Ma ognuno di noi poi sa benissimo le parti che ha interpretato, quindi cosa accade in quel momento. Dopodiché è quindi un po' difficile. Poi tu capisci che non si può tanto svelare la trama. No. Allora facciamo una cosa, vediamo magari una parte del trailer, così sì. Innanzitutto capiamo l'atmosfera che sta dietro a questo sì. film. Vediamolo insieme. È il sogno della ragione produce mostruos. Esiste un quadro di Francesco Goya che pochissimi eletti hanno potuto vedere. Un quadro le cui immagini evocano antichi e spaventosi riti pagani. Un quadro per il quale c'è anche chi è disposto ad uccidere. Adesso si scopre che Goya era uno stregone che praticava la magia nera. Figlia di puttana che non sei altro. Che cazzo sei tu? Metti giù quel coltello. Ma mi scusi, chi è che può tenere una fetta di carne morta? Cosa devono fare? Una bistecca? Ci sono già stati 5 omicidi, tra poco ci sarà più il senso. Giulia, che hai fatto? I morti hanno ben altro a cui pensare. Saturnales, inizia l'incubo. Ecco, qui ecco, abbiamo, cioè, poi il trailer prosegue, insomma, visto l'orario abbiamo, abbiamo lasciato la parte più horror alla vostra immaginazione per quando poi andrete a vederlo domani sera. Allora, ambientato prevalentemente a Piacenza e nelle insomma, località limitrofe, il film racconta di una vicenda tragica ed oscura che ruota attorno ad un quadro semisconosciuto del grande pittore Francisco Goya, e poi lì c'è tutto un omicidio di una studentessa che si cercherà di capire perché e per come è stata uccisa. Allora, innanzitutto voglio sapere i vostri ruoli all'interno di questo film. Allora, presento io sono Antonio Patti e nel film interpreto l'agente Nino Fusco. Sono un agente di polizia a cui viene affidato il caso, come appunto detto, di questa ragazza scomparsa all'università. Ma hai tanti agenti di polizia, sei tu? Sì, sono io. da buon siciliano sono un agente di polizia che collabora insieme alla protagonista Mary Scaramella, che saluto, che non è potuta venire qui con noi. Collabora insieme a lei per scoprire cosa è successo effettivamente in questo omicidio, e mi caccio nei casini anche con lei. Basta, perfetto, non posso dire altro. Perfetto, perfetto. Lole? Lole è un'insegnante di lettere antiche che prova una tenera simpatia, amicizia per quella che è per una sua allieva, che è poi la coprotagonista, Sara. E gliene succedono di tutti i colori. Mario? Io invece sono l'ispettore Galvani, ah no, pardon, non l'ispettore, il rettore di un'accademia di arte, Galvani, e anch'io ho un ruolo molto particolare e ovviamente diciamo un ruolo effettivo, quello apparente, è un ruolo secondario che però anche qui non posso svelare, quindi si state vedremo, facendo vedremo un sacco qui di curiosità. Esatto, sì. Abbiamo questo imperativo di mantenere un attimo di riserva. Eh sì, non potete di certo svelarci nulla. Eri tu che urlavi, Roberta, nel trailer? Sono io, confesso. Chi interpreti? Io sono la sensitiva e mi chiamo Emilia. Ok. Ho una parentela con qualcuno, però scusatemi, non posso andare oltre, chiaramente. Perfetto, non Alberto, posso. Tu invece cosa non ci puoi raccontare, anche tu, del tuo ruolo? Il ruolo di Alberto è un ruolo di un marchese, di un nobile, un critico d'arte, che è molto interessato ad un'opera, a questa opera che abbiamo visto dipingere da Francisco Goya, che devo dire un'opera creata, perché è un'opera fatta da due reali pitture di Francisco Goya, quella del fanciullo al balcone e del Saturno che divora i figli. Quindi già il fatto che divora i figli, stiamo già dicendo in parte cosa potrebbe succedere all'interno del film. Marchese Vandelli, anche lui si va un po' a cacciare nei guai,
E quindi la serie di omicidi, quindi la serie noir, prosegue. Il regista, che è Giampaolo Saccomanno, che, come diciamo, purtroppo per motivi di impegni diversi non è potuto essere presente, ha sviluppato un lungometraggio a tutti gli effetti, con la grande abilità anche del nostro direttore della fotografia, che è Roberto Rastellini, che Bravo, hai fatto bene a nominare tutti quelli che hanno lavorato, insomma, per questo film, che sono davvero tantissimi. Un conteggio rapido, circa 100 persone. Sì, 100 sì. Persone. Quando l'avete girato questo film? Tra febbraio e fine giugno. Sì, il casting è iniziato a gennaio, grazie a For Cinema, all'Accademia di Rossella Izzo, che è presente a Piacenza. Quindi molti giovani, tantissimi giovani, benché ci sia qualcuno canuto, vediamo anche nelle ecco, immagini. Queste sono le immagini girate a Rivergaro, esatto. Le vedrete però rese invernali, proprio perché abbiamo girato il 24 di giugno con 34 gradi. Qui non c'era fresco quest'estate. Era molto fresco e le abbiamo rese invernali. Poi qui c'è anche veramente l'ausilio di tantissimi amici e colleghi del mondo del volontariato di Rivergaro, di Piacenza, la polizia locale. Cioè veramente si è mosso un bel nugolo di persone, diciamo, quindi con tanta passione. E torno a dire, tantissimi giovani. Tantissimi giovani. Lole, possiamo dire, insomma, da dove è nata l'idea di questo thriller horror e questa storia così intricata? Nasce sempre dalla mente di Saccomanno, appassionatissimo proprio di questo genere. E volevo anche dire una cosa, che nel cast c'è Pietro Brambilla, esatto, che è stavo arrivando Ignazzi, lì, nipote di Umberto Ignazzi, prima. Esatto, l'abbiamo visto nelle immagini, sì. Quindi insomma avete anche un protagonista importante, sì. All'interno di che ruolo ha lui? Il suo ruolo è il marito di della sensitiva, nonché pittore, gallerista. Quindi tra l'altro la scena della sensitiva è stata girata tra l'altro all'interno del castello di Travo, che è anche parte della sede del comune, di proprietà del comune di Travo. Tra l'altro domani, ci sarà insomma questa serata evento dove sono previste anche poi un po' di sorprese, ci sarà anche il rapper cremasco Core che sì. Canterà insomma due canzoni della colonna sonora del film, quindi una serata evento dove sicuramente non mancheranno le sorprese. Ci saranno anche alcuni oggetti di scena, quelli diciamo più trasportabili, cercheremo di portarli sul posto. Insomma. Allora noi per scoprire cosa è successo dobbiamo venire a vedervi. Quindi ci rimarrà questo, insomma, ovviamente non avremmo potuto svelarlo, però ci rimarrà questo dubbio di scoprire com'è la trama. Qual è stata la parte più difficile di questa realizzazione? A livello recitativo ci sono dei pezzi con dei monologhi importanti, uno dei quali tra l'altro è quello di Mario, del rettore Galvani, non svegliamo in che punto, ma veramente ci sono state delle capacità di arso oratorio da parte di un gruppo, ritorniamo a dirlo perché ci tiene molto Giampaolo Saccomanno a farlo sapere, il film è stato girato non da attori professionisti, da futuri attori come quello di Nino, che sta facendo anche dei laboratori, come Sara Pianforini che fa la parte di Selina, anche lei ha fatto laboratori, quindi un vivaio certamente che deve portare qualcosa di buono. Però ci sono stati dei ruoli di dialoghi importanti, non ultimo appunto quello del rettore, che ha una figura un po' emblematica, e quella del procuratore della Repubblica. Anche lui scoprirete che ha un ruolo un po' ambiguo, diciamo, però insomma. Senti, ma un siciliano in questa zona che cosa ci fa? Beh, io mi sono trasferito qui, ormai sono da 9 anni per motivi di lavoro, però sai, stando in Sicilia, vivendo in un piccolo paese, non ho avuto grandissime opportunità per studiare recitazione. Tu vorresti fare l'attore? Io sì. Ma l'input è stato dato da un mio amico che mi ha guardato in faccia e mi ha detto: tu devi fare l'attore. Quindi io già volevo farlo di mio, quindi ho avuto l'input e da lì basta, non mi sono più fermato. Da lì sei partito? Sono partito con dei cortometraggi, ho fatto anche un cortometraggio con Federico Moccia qui a Piacenza e poi ho avuto la fortuna di essere contattato per fare il provino con Giampaolo Saccomanno e tutta la sua troupe. Tanto tu sei stato l'ultimo a essere...
Io sono stato l'ultimo a fare il provino, perché arrivavo direttamente dalla Sicilia. In volo sono stato chiamato. Perfetto per il ruolo di agente, ovviamente. Quando l'abbiamo visto abbiamo detto lui va bene per il ruolo che è stato assegnato come agente di polizia della squadra mobile. Sentite, ma domani lo vedremo al filo, poi dopo, se vogliamo vederlo, come ci organizziamo? Ci sono le altre date? Ci sono in atto delle... allora, ci teniamo a precisare una cosa, il film ha una certa durata. Ha un film che dura più di 2 ore, quindi è un film che appunto speriamo possa lungometraggio vero e proprio. Un lungometraggio vero e proprio. È un film molto adatto, come dice il regista, come dice Saccomano, un film adatto a una proiezione televisiva a puntate, anche con delle miniserie. In effetti si sta puntando anche su questo. Speriamo di trovare un distributore interessato, perché torna a dire, un film fatto a low budget. Esatto, poco, insomma, come si dice, budget ridotto. Budget straridotto. Con l'aiuto di tantissimi, perché pensate le location che abbiamo toccato, sono tutte location importanti, anche luoghi pubblici che sappiamo tutti hanno dei costi per poter, certo. Invece grazie veramente all'interesse, alla passione di chi ha lavorato e chi ci ha accolto molto volentieri, infatti i titoli di coda, ve lo diciamo, sono abbastanza lunghi per ringraziare veramente tantissimi che ci hanno dato una mano. Le altre date prossime sono una serata di proiezione l'11 novembre a Piacenza al Centro Congressi Galileo, che è anche stata parte della sede del casting, e poi abbiamo un sito, che è una pagina Facebook che teniamo costantemente aggiornato con le prossime date in programma, in calendario. Quindi abbiamo tutto a disposizione per seguirvi. C'è tutto. Allora grazie ad Alberto Negri, ad Antonino Patti, a Lole Boccassasso, a Mario Carotti, a Roberta Clerici, in bocca al lupo per domani sera e una serata da brividi e vedremo come andrà a finire. Sotto la luna delle strega, visto che domani è Halloween, quindi... Esatto, serata perfetta per la proiezione di Saturnales. Benissimo, grazie ragazzi per essere stati qui con noi per questa presentazione. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, tra poco con l'ultimo blocco di ore 12. In cucina con la nostra Raffaella Barbierato, che ha preparato un baccalà mantecato meraviglioso. Intanto cominciamo a inquadrarlo. Francesco, guarda un po' qua che cosa meravigliosa che ha preparato. Ha una consistenza praticamente perfetta. L'abbiamo mescolato con la frusta e l'olio extravergine di oliva. E adesso no, se lo mescolo faccio cadere tutto, perché con una mano un po' con un cucchiaio. Mamma mia che profumo. Senti, qua stiamo preparando Eccolo anche qua. La polentina, giusto? Eccolo qua, guarda Fra. Lo vediamo bene. Eccolo. Vedi, deve essere proprio così. E poi ecco, deve avere dei pezzettini dentro. Ecco, è bello questa immagine, così posso dire un po' di cose. Esatto. Allora, innanzitutto si chiama crema di baccalà di stoccafisso nella traduzione. Mi sta venendo la polina in bocca, prego, nel frattempo. Prego, è tutto qua. Grazie. In realtà deve avere questa consistenza, cioè le fibre devono ancora essere visibili, si devono sentire dei pezzettini dentro. E la pelle, ecco, discorso della pelle, una scuola di pensiero. È vero, perché tu l'hai lasciata dentro la pelle. La lascio dentro la pelle, lì appunto, lì siamo nelle ricette e tradizioni familiari. In casa mia si è sempre lasciata dentro la pelle, anche perché ovviamente bisogna... Secondo me a casa mia no. E bisogna ricordarsi o di guardare che non ci siano le squame, prima l'avevo guardato. Certo. O comunque di ricordarsi di squamarla prima di fare qualunque cosa. Però io la lascio dentro tagliandola con la forbice, infatti la forbice lì in bella vista, proprio perché l'ho proprio usata, va proprio tagliuzzata, perché in effetti la parte grassottella, la parte anche di gelatina viene dalla pelle. Sì. E quindi, ed è anche quella saporita. Io sto saporita. Tu vai, con gli occhi a cuore. Allora, giusto per dare una differenza di ricetta, questa è quella che è depositata, giusto, che è l'originale, eccetera, eccetera. Mia mamma invece fa il baccalà mantecato cuocendolo prima nel latte. Sì. E è poi una delle versioni. È una delle versioni nel latte e poi fa anche lei il lavoro a mano con l'olio. Finché qui rimane un po' più bianco forse. Sì, il suo. Perché il latte, sì, ovviamente. Occhio alle lische, io ho sperato di prenderle tutte. È meraviglioso. Poi anche per. Allora, noi abbiamo deciso di accompagnarlo con una polenta, cioè si accompagna con la polenta. La polenta potrebbe essere anche arrosta, anzi diciamolo che nei bacari veneziani ci sta proprio bene. La mia acqua preziosa, ricordo che nel caso il baccalà fosse un po' troppo duro, è vero, l'abbiamo... l'acqua di cottura buttarla via appunto come hai fatto tu adesso alla fine, perché si può sempre allungare un pochettino.
E nei Baccari normalmente si utilizza, i Baccari lo diciamo cosa sono le vecchie osterie, quelle veneziane. Venezia, quelle veneziane, sulla polenta arrosta, però va bene anche la polenta fresca, sì. E noi qui abbiamo usato la nostra polenta gialla, a Venezia si ama molto la polenta bianca, che ci sta però bene. Qui anche fa un bel colore, quindi noi esatto. Adesso possiamo cominciare a impiattarlo. Impiattiamo, scusate, io ho la bocca piena perché vai. È talmente buono il baccalà mantecato della nostra Raffaella che non resisto. E allora, lo stai facendo un po' in piattamento figo? Sto facendo una roba figa, sì, esatto. Non mi riuscirà però, tieni no, conto che io... Stai facendo, aspetta che lo sposto così, sì. Lo vediamo a favore di camera, se riesci a prenderlo da così, qua. Almeno... Così. Allora, stai facendo quella che si chiama la quenelle, sì. E questo ovviamente mi espone a tutte le critiche possibili. Ma no, invece di buttare chiedo un cucchiaione. Chiedo pietà, ma comunque possiamo provarci. Ecco, prima avevamo parlato un po' delle qualità anche dietetiche, chiamiamolo pure così. Le proprietà. Allora... sicuramente non è un piatto dietetico nel senso perché c'è un sacco di olio. Molte calorie, ma queste vengono dall'olio. Faccio un esempio, una porzione che sono 100 grammi, ecco, facciamo 100 grammi, ha circa 356 calorie. 356 calorie sono quasi tutte olio, perché se pensiamo a quanto è un decilitro d'olio, che sulle 400 ci siamo. Cioè, un po' grasso forse come pesce? Il pesce, ma il merluzzo no, non è tanto grasso. E poi ricordiamo una cosa però, sia quello dell'olio d'oliva che quello del merluzzo sono grassi che fanno bene, cioè sono i famosi grassi buoni. Esatto, a volte ci danno quindi, le pastigliette esatto, dall'olio di merluzzo. Dall'olio di merluzzo. Tanto per dire... piatti che sennò gli chef si arrabbiano molto. Facciamo un impiattamento di quelli alla cracco. Alla cracco. E per dire, ci sono tante calorie, ma il colesterolo è zero in un piatto come questo. Quindi, direi che... Quindi via libera il baccalà mantecato. Quindi via libera. Allora, mettiamo che chi è in dieta ferrea magari ecco se ne mangia un pezzettino e poi la pianta lì. Chi invece non ha questi problemi e ha problemi di colesterolo, ma sì dai, quella volta se lo può togliete anche. Visto sfizio. Senti, io intanto vado a stappare un po' di malvasia. Stappa. Perché insomma malvasia con il nostro pesce di oggi ci sta proprio bene, quindi oggi non c'è palisto, brindiamo io e te. Ma ben volentieri. Iniziamo bene il lunedì con questo piatto speciale, abbiamo fatto il baccalà mantecato, piatto insomma tipico veneto, veneziano, diciamo che è proprio veneziano. Come lo sai anche tu che i veneziani ci tengono. Come dice mia la mamma, distinzione. Esatto, come dice mia mamma, i veneti sono veneti, i veneziani sono veneziani. Esatto. C'è questo razzismo da parte dei veneziani per sì, cui... al contrario, per cui tutti quelli che sono in terraferma non, esatto. Si non sentono, meritano. È meglio, esatto, non meritano attenzione. No, dai, non siamo così cattivi, però insomma, ci tengono molto a questa specifica di essere veneziani, ecco così, quindi io faccio un brindisi anche alla mia mamma e mio papà che certo, mi hanno fatto, altrettanto mi hanno nutrito a baccalà mantecato e quindi insomma anche alla tua famiglia ovviamente che ti ha portato a conoscere e a beh, certo. Preparare egregiamente questo piatto, cara mia. E noi ci siamo preparati, guarda che bel piattino che sta preparando la nostra Raffaella. Stai facendo le quenelle anche di baccalà praticamente. Sì, l'idea era quella, poi ho anche un'altra idea artistica difficilissima che sarà quella di strappare un gambetto di prezzemolo. Senti, dato che finisci di preparare il piatto, sì. Vogliamo ricordare qualche appuntamento alla DAFA? Sì, sperando di ricordarli perché sono tantissimi. I prossimi veloci. Vicini, sì. Quelli più vicini sono il 4 novembre, quindi questo sabato, ospitiamo come tutti diciamo stagionalmente l'associazione Cremonarte che presenterà la sua mostra collettiva che quest'anno segue i temi degli elementi, quindi aria, acqua, tocca la terra, quindi si intitola La nostra terra. Ottimo. E poi il 9 di novembre continuerà un altro appuntamento, secondo appuntamento del ciclo Finestre aperte sull'America. Ok. E avremo il nostro Michele Ginevra che parlerà di comics. Perfetto. Come forma d'arte. Perfetto. Quindi ovviamente comics americani.
americani. Perfetto, allora abbiamo ricordato anche i prossimi appuntamenti. Grazie. Con Adafa. Grazie a Raffaella Barbierato per aver grazie. Cucinato grazie per noi a voi oggi questa versione dell'ospitalità meravigliosa. Cracco si arrabbierebbe anche, moltissimo. E anche per questa lezione di cucina barra storia che ci hai fatto. Sì, sì, sì. Grazie a voi. Bravissima. Ultimo tocco di colore nel piatto con un po' di prezzemolo, giusto? Con un po' di prezzemolo. Prezzemolo, super prezzemolo. Cin. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito. Ci rivediamo domani, come sempre, ore 12. Qui puntualissimi. Buona giornata a tutti.